Grazie Presidente. Io ritengo che Roma debba essere veramente felice di quello che abbiamo fatto, di quello che abbiamo ottenuto all'interno di questo percorso. Un progetto completamente rivoluzionato e che sarà rivoluzionato, sarà ancora approfondito, ancora di più, ma rimane di fatto un punto fermo, quello di aver ottenuto quello che nessun altro avrebbe potuto portare a casa. Oggi, se non ci fosse stato il Movimento 5 Stelle, starebbero già scavando in quelle aree, con un progetto precedente votato in quest'Aula dagli stessi partiti che oggi sollevano obiezioni al grande lavoro che è stato fatto. E che porterà uno stadio fatto bene. Uno stadio fatto bene significa che sarà fatto con i migliori materiali, sarà fatto con degli standard energetici che nessuno aveva previsto in precedenza. Saranno fatte tutte le opere pubbliche necessarie a supportarlo. Ci sono stati e ci sono ancora adesso studi in corso che porteranno questa amministrazione a centrare l'obiettivo, un obiettivo e un successo che sarà della città. All'interno di questo progetto sarà previsto tutto il necessario per quello che riguarda il trasporto pubblico. Sarà previsto più verde all'interno del progetto e meno cemento con una riduzione che supererà il 50% del progetto iniziale relativamente al business park. Attenzione sarà messa per quello che riguarda la viabilità, così come previsto per la via del mare, nel tratto che va dallo stadio fino al centro cittadino. È previsto un lavoro che adesso si sta ancora svolgendo, che andrà a potenziare e a sostenere il tratto della Roma Lido. È previsto che all'interno di questo progetto questa amministrazione possa essere parte importante per la destinazione di alcuni spazi relativamente al sociale. All'interno del progetto c'è una riduzione importante dell'utenza dello stadio, sempre a supporto del progetto stesso e per cercare a quelle problematiche che giustamente sono state rilevate, ma che noi, grazie ai tecnici, grazie all'impegno dell'assessore, grazie all'impegno di questa maggioranza, stiamo cercando di superare. Io credo che questa operazione non possa che essere apprezzata e credo che la città l'abbia fatto, la città ha apprezzato questa operazione. E lasciatemelo dire, questo per me è un punto fermo e anche di orgoglio, un'operazione che poteva fare solo il Movimento 5 Stelle. Arrivare a una riduzione drastica di tutte queste cubature lo poteva fare una forza politica libera e che non sta a compromessi. Noi abbiamo detto ai proponenti, che sono comunque in qualche modo persone e comunque una società molto rilevante, siamo stati in grado di metterci seduti e di dire facciamo lo stadio, ma lo facciamo come lo vogliono i romani, come lo vuole questa amministrazione, con tutte le qualità e tutti i requisiti necessari affinché diventi qualcosa di utile, di veramente utile per la città. Allora io pregherei le opposizioni, ne sarei veramente felice, di dare suggerimenti lì dove è possibile, perché ormai abbiamo delineato un percorso, questa amministrazione è consapevole del percorso che sta facendo e porterà a termine il percorso, di dare dei suggerimenti importanti, perché possiamo a mio avviso ancora trovare, con i giorni che ci restano, non sono tanti, dei margini importanti per dare ulteriori segnali a questa città di come all'interno di questa amministrazione ci sia stato un cambiamento epocale. E io credo che
in fondo, dopo aver visto passare la precedente delibera in quest'Aula e aver assistito a alcuni meccanismi che non riconduco a voi qui in quest'Aula, ma sicuramente ai vostri partiti, ma non sono io a dirlo, probabilmente ci sono pagine e pagine, non solo di giornali, ma anche di inchieste, però lo dico con spirito costruttivo, credo che oggi tutti possiate in qualche modo prendere atto di come questa maggioranza abbia dato un cambio di passo a questa amministrazione e oggi si possa finalmente prospettare un futuro per questa città. Grazie.